Messina. Da ieri alle 8:30. Sei partito di sera. Ieri mattina alle 8:30. Che hanno annullato l'aereo, per cui ci sono qualche disagio in più. Vedo una svolta, il posto fisso tanto desiderato, no? Di una volta. L'attesa è stata lunga e quindi c'è molto fermento in aria per questo concorso. Quindi anche il ghiaccio, la neve, il maltempo, niente, i treni fermano. Niente. Da Milano, 7 ore. E comunque volevi esserci. Certo. Ciao. Da Napoli, un secolo. Cioè, quante ore sono? 6 ore. Significa un'aspirazione per un'opportunità di lavoro che per noi giovani ad oggi in Italia soprattutto, ma come nelle altre parti diciamo dell'Europa, non c'è. Continuerò a sfidare sia la neve che il ghiaccio pur di fare il concorso, quindi. Ciao. Nel senso la strada aveva neve soltanto ai lati e non ha nevicato durante il tratto. Incredibilmente da Napoli ci ho messo 8 ore per arrivare qui a Roma a fare il concorso. Ieri sono partito tra bufera, neve, guarda, incredibile, una situazione davvero assurda. A che ora sei arrivato a Roma? Sono arrivato alle 8:30 di sera. Siamo stremati e dobbiamo sostenere il concorso. E non si può, cavolo. Il famoso posto fisso, sì, vale anche passare da sopra neve e ghiaccio, sì. Pure lui fa il concorso? Dalla provincia di Salerno. Sono arrivata ieri sera, 3 ore, di macchina. Sono salita in macchina. Ho sfidato neve e ghiaccio. Per il posto fisso. È un tentativo. Non ci credo molto. Ma lavori tu? Io sì, lavoro, sì. Lavoro nel settore dell'automotive, però faccio consulenza. Cosa significa per voi questo concorso? Una possibile opportunità, diciamo, ci proviamo. Avete pensato che potessero rinviare questo concorso per neve? Sì, non tanto perché era a Roma, ma perché veniva da fuori, visto che ieri hanno tolto un po' di treni, hanno rinviato i voli, quindi pensavamo che per gli esterni, però. Aiuterà a sfoltire 22.000 candidati questa nevicata. Essere arrivati qua è un bel traguardo, adesso quello che viene è preso, insomma. Secondo voi andava rimandato questo concorso a causa del maltempo? Guarda, io le prime 2 ore di ieri le ho passate veramente in una tempesta di neve per arrivare, quindi secondo me a livello generale si poteva anche fare, però quello che si sente in giro è stato un po' gonfiato, credo. Se nevica a Roma su 22.000 persone magari uno ce la fa entrare, però proviamo.